Benvenuti in questo nuovo video. Oggi già in tema super natalizio, come vedete un po' dallo sfondo e dal mio mood, perché so già, vi conosco, che in questi giorni cercherete già make-up natalizio, make-up per le feste. Quindi qual è il miglior momento, se no già in anticipo, per spulciare qualche idea su dei make-up per le feste? Quello di oggi sarà un make-up abbastanza semplice, almeno quello che ho in testa io in questo momento. Punteremo molto sulle labbra, mentre il look occhi sarà un look super scenografico, ma con un trucchettino che sarà super semplice ma d'effetto. Quindi direi di non perderci in chiacchiere, anzi se non siete iscritti al canale mi raccomando fatelo, siamo sulla strada dei 1000, spero di arrivarci presto. E noi cominciamo subito a truccarci. In base ai vostri gusti potrete scegliere se iniziare dalla base o dagli occhi. In questo caso sono un po' titubante e penso che alla fine inizieremo dagli occhi. Si sa mai, evitiamo piccole cadute di ombretti che rovinano poi la base, poi si inizia a sclerare, poi c'è poco tempo per fare il trucco, quindi andiamo in pochi step ma semplici. Vi dico già che lo strumento d'eccellenza di oggi che ci aiuterà a realizzare questo make-up in maniera semplice è un cucchiaino, quindi tenetevi pronte, è un cucchiaino, tutti abbiamo in casa un cucchiaino e lui ci aiuterà. Tra l'altro sotto uno degli ultimi video una ragazza mi ha scritto questo commentino qua, ovvero perché da Douglas mi avevano regalato una palette mentre il suo ragazzo acquistando il mascara e la palette non aveva ricevuto niente. Allora io penso fosse perché appunto mi avevano appena registrato in quel momento. In ogni caso, se può servirvi, vi lascio questo codice sconto di 5€ da utilizzare sull'applicazione, qui c'è anche il QR code, perché probabilmente non lo utilizzerò, quindi se fa piacere lo potete utilizzare voi. Per prima cosa vado ad utilizzare il primer di Urban Decay, così facendo i nostri ombretti resisteranno anche alla cena di Natale. Oggi ho deciso di rispolverare la vecchia palette di Huda Beauty, credo fosse la seconda addirittura di Huda Beauty, ormai ne ha fatta almeno 5 se non di più. Questo qui è lo schema colori, in realtà non è nemmeno male per le feste perché contiene un glitter rosso scuro che è bellissimo. Vi ho un po' avvicinato così vedete meglio il risultato. Sugli occhi, come vi dicevo, voglio rimanere su toni semplici perché voglio puntare molto sulle labbra. Quindi utilizzo Mask, che in realtà è un marroncino neutro. Anzi, tendente un po' al freddo, ma dal tono chiaro. Prendiamo il nostro cucchiaino, che ci servirà per tracciare la parte iniziale dell'occhio, quindi creare questa bella linea, mentre il gambo del cucchiaino ci servirà per fare un bel eyeliner. Vado un po' seguendo quella che è la forma naturale del mio occhio. Questo qui è un trucchetto che già abbiamo utilizzato in un video. Intensifico con un marrone un po' più scuro. Il risultato dovrebbe essere una cosa del genere. Chiaramente potete modificare a vostro piacimento poi la forma e l'intensità della linea. In questo modo praticamente, anche se non siete esperti, vi aiutate a tracciare una linea guida e poi potete continuare il vostro make-up. Oltre alla palette di Huda utilizzo la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills perché ha una varietà un po' più ampia di marrone. Spostando un po' più verso l'interno il cucchiaino applico un colore un po' più scuro sempre sui toni del marrone. Nella parte che rimarrà vuota applico un panna in modo da pulire ancora più la zona. E una volta creata quindi la nostra linea grafica, che potete decidere di alzare, di lasciare netta in questo modo, io magari la rendo un po' più felina. Una cosa che adoro particolarmente del make-up è che potete scegliere voi quanti ombretti utilizzare, quante sfumature creare, con che pienezza, con che intensità, cioè adoro. Come dipingere un quadro. Per esempio potrei benissimo fermarmi così, oppure intensificare ancora, stratificare e creare altri livelli per un effetto ancora più wow. Ma se ci vogliamo fermare a livello un po' base, così è più che sufficiente. Adesso, come vi dicevo, con la parte dritta del cucchiaino andrò a creare la codina di eyeliner e li applico alla parte esterna fermandomi a metà occhio, creando un po' una sorta di eyeliner. Guardate già che bello in pochissimi passaggi. Una volta creata la vostra linea guida potete anche scegliere di proseguire un po' manualmente per ritoccare quello che avete creato fino adesso. Alla fine, come al solito, se non mi complico la vita non sono felice, quindi ho deciso di aggiungere un colore ancora più scuro. Per me in questo momento è wow. Quanto ci ho impiegato? Tipo 10 minuti e sto esagerando. Se non mi fidate, provateci. Utilizzatelo, secondo me
è la svolta. Tra l'altro, appunto, pensavo di fare questo make-up con focus labbra e occhi matte, quindi rimarranno pressappoco così, mentre più o meno prossima settimana di farne un altro dove il focus saranno gli occhi piuttosto che le labbra e utilizzeremo glitter. Quindi tenetevi pronte. Faccio la stessa cosa di qua. Adesso mettiamo un attimo in pausa per fare la base. Correttore di Lovren. Palette viso di Mulac. Sopracciglia. A questo punto mascara, in realtà applicherò le ciglia finte giusto per fare due scatti un po' carini. Quando applicate le ciglia finte mettete un velo leggerissimo di colla e aspettate qualche secondo, se non proprio un minutino, che diventi un po' più trasparente. E boom, cioè la differenza. Sono super extra, però wow. Completo con un po' di ombretto la parte inferiore dell'occhio. All'interno dell'occhio non voglio mettere matita, glitter, niente, ho messo solo il marroncino più chiaro e voglio lasciare semplice, il make-up occhi. Ma adesso è giunto il suo momento. Il protagonista di questo make-up. Gli do un'altra chance perché al video precedente mi sembrava un rosso troppo aranciato. Chiaramente per una cena importante o un pranzo importante vi consiglio un rossetto no transfer. O, se siete come me, non avete problemi a ripassarlo un secondo, anche qualcosa di questo genere. Inoltre, se siete più furbe di me, applicate prima una matita sul contorno labbra, così viene un po' più semplice. Bellissimo. Anche qui forse sarà la ring light davanti a me, lo vedo un po' troppo aranciato per i miei gusti, però non mi dispiace per niente, cioè nel senso. Nonostante ciò è un bellissimo rosso. Piccolo plus, qualora vogliate ricreare l'effetto che aveva Chiara Ferragni proprio di glitter sulle labbra, non era solo il suo rossetto, bensì aveva proprio anche dei glitter. Per cui, visto che ho già deciso di utilizzare la palette di Huda, ho qua questo bellissimo glitter bordeaux che mi chiama e senza esagerare ne applico giusto un po'. Che dire, ancora più bello. Quindi questo è il look finito. Io spero tanto che a voi sia piaciuto almeno un po' di quello che piace a me. Se così fosse, mi raccomando, vi ricordo a iscrivervi, a lasciare un mi piace e vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!